Lezione 11 del corso di climatologia. In questa lezione parleremo del grande raffreddamento che ha subito il pianeta nella seconda metà del Cenozoico. Abbiamo visto in una lezione precedente che durante l'Eocene iniziale e medio c'è stato un grande riscaldamento, addirittura alcuni momenti di rapido riscaldamento intenso. Ora cosa succede? Alla fine dell'Eocene, cioè all'inizio dell'Oligocene, comincia un lungo e lento raffreddamento che porterà il pianeta a un clima simile all'attuale. La grande conseguenza di questo raffreddamento è il congelamento dell'Antartide e della formazione di una grande calotta di ghiaccio che ricopre l'intero continente. Un altro evento geologico molto importante di questo periodo è il sollevamento dell'Himalaya e vedremo che probabilmente è la causa principale di questo intenso raffreddamento. Questo raffreddamento causerà una modifica globale della flora e della fauna, in particolare della vegetazione, e vedremo che molte foreste saranno sostituite da praterie e savane, preparando il mondo all'evoluzione della nostra specie, perché le scimmie, che prima erano animali arborei, si sono dovute adattare ad ambienti molto meno ricchi di alberi, sviluppando una posizione eretta e un'andatura bipede. E poi finiremo questa lezione con un evento molto importante che è avvenuto circa 5 milioni di anni fa, il prosciugamento e l'evaporazione del Mediterraneo. Ne parleremo in dettaglio a breve. E cominciamo con vedere come è andato l'andamento di questa grande epoca cenozoica. Abbiamo avuto questo inizio di riscaldamento nell'Eocene inferiore e in particolare abbiamo visto nella lezione precedente il massimo termico dell'Eocene, e poi vediamo che tra i 50 e i 40 milioni di anni fa comincia questo lento ma inesorabile raffreddamento, fino a portare il pianeta nella sequenza di ere glaciali intermittenti in cui ci troviamo ancora oggi. Quindi questo raffreddamento comincia nella seconda metà dell'Eocene e si stabilizza nell'Oligocene, che è l'epoca successiva all'Eocene, per poi riprendere in modo costante per tutto il Miocene, il Pliocene, il Pleistocene fino ad oggi. La cosa interessante è che ci sono stati momenti di riscaldamento durante questo raffreddamento, ma la tendenza complessiva è un progressivo raffreddamento che fin dall'inizio permette la formazione di calotte di ghiaccio che prima erano inesistenti e poi man mano sempre più stabili e permanenti, cominciando dal continente antartico per poi arrivare a congelare anche l'Artico. Quindi la Terra, che per milioni di anni è stato un pianeta senza calotte di ghiaccio, con lussureggianti foreste anche ai poli, mantenute calde grazie alle correnti oceaniche, ecco che comincia ad avere queste calotte di ghiaccio. Noi oggi siamo abituati a un mondo con le calotte di ghiaccio, ma normalmente la Terra non ha calotte di ghiaccio. È solamente negli ultimi milioni di anni che il pianeta ha sviluppato queste calotte di ghiaccio, rendendo una caratteristica di cui tutti quanti noi siamo abituati a vedere quando guardiamo Mappamondo, ma in realtà le calotte di ghiaccio sono una cosa relativamente recente. Ci sono state epoche in passato, durante il Mesozoico, il Giurassico, in cui ci sono state calotte di ghiaccio, però normalmente per la maggior parte del tempo la Terra è stata senza calotte di ghiaccio. Quindi da qualche milione di anni a questa parte la Terra si trova in un momento abbastanza freddo. E questo momento freddo, il Cenozoico, è stata l'epoca dei mammiferi. Infatti, dopo l'estinzione dei grandi dinosauri, cioè i dinosauri non aviari, quelli che non si sono evoluti in uccelli, il pianeta si è ritrovato con un'enorme quantità di nicchie ecologiche vuote. Mancavano predatori e prede in tanti ecosistemi, perché si sono estinti con il grande impatto dei meteorite e con le eruzioni vulcaniche circa 66 milioni di anni fa, con l'estinzione di massa del KT, Cretaceo Terziario. Cosa è successo? Che in tutti questi milioni di anni i mammiferi, con una grande radiazione evolutiva, hanno ricolmato queste nicchie ecologiche ed, essendo animali a sangue caldo, hanno colonizzato anche quegli ambienti che si sono raffreddati, quindi ambienti ad alte latitudini o addirittura polari, che durante il Mesozoico erano calde ed erano popolati da dinosauri, quindi animali a sangue freddo. Durante il Cenozoico diventano molto più freddi e vengono colonizzati dai mammiferi, che sono animali a sangue sangue caldo, e quindi anche questo cambiamento climatico ha favorito la radiazione evolutiva dei mammiferi in tutto il pianeta, e durante il Cenozoico appunto i mammiferi prendono il posto dei dinosauri in tutti gli ecosistemi, quindi dall'ultimo anello della catena alimentare fino in cima a tutte le catene alimentari. Si sono sviluppati anche i mammiferi marini, quindi i cetaci, che hanno preso il posto degli ittiosauri, dei grandi dinosauri marini. Quindi in tutti i continenti i grandi mammiferi prendono il posto che avevano i dinosauri prima dell'impatto del meteorite. Tutto questo periodo è caratterizzato da un collasso della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, dagli altissimi valori dell'Eocene, che addirittura arrivavano anche a punte di migliaia di parti per milione in atmosfera, siamo arrivati fino a stare al di sotto di 300 parti per milione a pochi milioni di anni fa, fino addirittura ad arrivare a dei minimi di 160 parti per milioni durante le aree glaciali. Quindi il pianeta ha perso molta anidride carbonica nella sua atmosfera, e ci deve essere stato un fenomeno geologico molto importante per rimuovere tutta questa anidride carbonica dall'atmosfera. Lo vedremo in dettaglio in questa lezione. Però questo grande raffreddamento ha messo in moto dei fenomeni di retroazione positiva. Il congelamento di vaste aree ha attivato fenomeni di albedo che hanno aumentato la riflessione di radiazione solare nello spazio, quindi vaste aree e regioni polari o comunque ad alte latitudini che prima erano ricoperte da verdi e lussureggianti foreste, in questo momento si ricoprono di neve e ghiaccio, e quindi diventano vaste superfici che riflettono nello spazio enormi quantità di radiazione solare. Poi ancora un'atmosfera meno calda è anche un'atmosfera meno umida, perché evapora meno acqua dagli oceani, quindi diminuiscono le precipitazioni, il ciclo idrologico diventa più debole e le enormi e verdi foreste lussureggianti vengono sostituite dalle praterie per due motivi. Da un lato perché diminuendo le precipitazioni ovviamente queste non possono più sostenere tutte queste foreste così lussureggianti, e poi perché essendo un clima più secco gli incendi sono più frequenti, e gli incendi tendono a sfavorire ambienti come le foreste, quindi come alberi, e a favorire le praterie, perché le praterie riescono a rigenerarsi completamente tra un evento di incendio e l'altro, mentre le foreste no, se gli incendi sono molto frequenti. E quindi ecco che anche la vegetazione si adatta al nuovo clima più freddo e più secco. Vedremo che gli animali si sono dovuti adattare a questo cambiamento di vegetazione, e in molti ambienti si passa dalla foresta alla savana, e cambiano quindi anche gli animali che popolano questi ambienti. Passiamo da animali abituati a vivere in mezzo a foreste e in mezzo ad alberi ad animali invece che devono adattarsi a vivere in grandi spazi aperti, quindi aumentano le dimensioni e cambiano anche le modalità di predazione. Adesso vedremo come. Poi c'è anche da dire che quando le foreste vengono sostituite dalle praterie, ambienti arborei vengono sostituiti da ambienti aperti e con molti meno alberi, quindi animali che erano abituati a vivere sugli alberi devono adattarsi a uno stile di vita molto diverso, e per molti biologi evoluzionisti questo potrebbe essere stata la molla scattata che ha messo in moto l'evoluzione umana, perché le scimmie, che sono sempre stati animali arborei in cui i quattro arti erano quattro arti pensili fatti per potersi aggrappare sui rami, ecco che trovandosi di colpo a competere con prede e predatori in un ambiente aperto senza troppe occasioni per nascondersi, hanno dovuto sviluppare il bipedismo e quindi anche un'andatura eretta, cominciando a correre, e secondo alcuni evoluzionisti questo fenomeno ha permesso l'evoluzione di arti e mani prensili, perché liberando due dei quattro arti per la locomozione, questi due arti potevano svilupparsi per poter raccogliere e lanciare oggetti, e quindi di conseguenza ecco che il cambiamento climatico radicale del Cenozoico ha messo in moto dei meccanismi che poi hanno dato origine alla nostra specie. Questa è una delle tante teorie, però di fatto poi è logico. Vedremo proprio che le grandi foreste dell'Africa orientale sono diventate grandi savane, ed è lì che la nostra specie ha cominciato a evolversi. I primi ritrovamenti umani sono stati trovati in quelle zone dove le foreste hanno lasciato il posto alle praterie. e per esempio tra gli erbivori diminuiscono i brucatori come capri e stambecchi perché diminuiscono i frutti e i germogli, mentre aumentano i pascolatori come pecore, bisonti e cavalli perché aumentano le praterie. Quindi tra gli erbivori aumentano quegli animali che si nutrono più di cellulosa coreacea, quindi cambia anche la dentatura. Vedremo che questo cambiamento di dieta e di erbivori è stato studiato osservando l'evoluzione dei denti. Addirittura i denti, come vedremo, hanno accumulato un tipo di isotopo di carbonio che si trova molto più facilmente nelle erbe piuttosto che negli alberi, quindi addirittura le ricerche per poter confermare questo passaggio sono state veramente molto approfondite. E che succede quindi tra i carnivori? Tra i carnivori ovviamente si devono evolvere quelle specie che devono adattarsi a nascondersi tra cespugli ed erbe perché un ambiente più aperto limita le occasioni per potersi nascondere e approcciarsi alle prede, quindi si evolvono felini e canidi, che sono animali che si nascondono sotto l'erba nei cespugli e che possono agguantare la preda all'improvviso. Ovviamente predatori più lenti che hanno modo di nascondersi tra gli alberi perdono il loro sopravvento. Quindi vedremo che tutti i serpenti come i boa ad esempio rimangono confinati all'interno di zone umide e molto vegetative. Difficilmente troveremo un predatore lento in ampie praterie, è proprio la velocità che si sviluppa tra prede e predatori per poter sopravvivere in questi grandi spazi aperti, dove proprio appunto la fuga diventa l'elemento fondamentale per poter compensare la mancanza di nascondigli e situazioni di agguato. Poi c'è da dire un'altra cosa, gli ambienti aperti sono vantaggiosi anche per gli animali grandi. In un ambiente chiuso come una foresta, essere molto grandi potrebbe essere un problema, perché sì è vero c'è molto cibo, quindi puoi sostenere la tua massa corporea, però è molto difficile fuggire o scappare se l'ambiente è fitto di vegetazione. In un ambiente aperto la massa corporea può essere compensata dalla produttività dell'erba, quindi si può mangiare abbastanza per poter mantenere la sua massa e allo stesso tempo è un ottimo livello di difesa dai predatori. Più si è grandi e più è difficile essere predati, e poi essere grandi e capaci di correre è comunque un vantaggio in un ambiente aperto come una prateria piuttosto che una foresta. Ed ecco che i cavalli cominciano a cambiare. I cavalli, che nell'Eocene erano animali molto piccoli, grandi quanto un cane o quanto un gatto, col tempo si evolvono fino a diventare quello che conosciamo oggi. In particolare i cavalli hanno questa grande evoluzione per cui la zampa, che prima era costituita da 4 dita, cambia totalmente e si sviluppa un solo dito, mentre gli altri 4 si atrofizzano, e lo zoccolo, che sarebbe di fatto l'unghia, diventa la struttura ossea su cui si poggia l'animale. Quindi vedete che questo cambiamento di ambiente poi ha un grande riflesso su tutta l'evoluzione degli esseri viventi, sia per noi esseri umani come per i cavalli. E qui i cavalli vedete che hanno visto nella crescita della loro massa corporea un mezzo per potersi difendere dai predatori. Più si è grandi e meno sono i predatori che possono attaccarti. Quindi i primi cavalli eocenici, che erano lunghi a malapena 40 cm, potevano essere predati anche da un cane, mentre oggi un animale grande come una zebra può essere predato solamente da un leone, difficilmente può essere predato da una iena. Quindi vedete che proprio le dimensioni sono una caratteristica fondamentale che l'evoluzione ha utilizzato per poter permettere a questi animali di sopravvivere, e l'ambiente aperto di una savana permette ad animali così grandi di poter correre e di poter scappare in caso di attacco. Inoltre, anche qui quello che ho detto prima, è proprio dalla dentatura di questi animali che si può riconoscere il cambiamento della vegetazione, perché i denti cominciano ad adattarsi a una vegetazione più coreacea, perché ovviamente l'erba è costituita da un tipo di cellulosa più coreaceo rispetto a quella di una foglia o di un frutto di un albero. Inoltre gli isotopi che costituiscono i denti confermano questo cambio di vegetazione, perché le due vegetazioni assorbono isotopi del carbonio diversi dall'atmosfera, e questi isotopi del carbonio poi si trasmettono sui tessuti dell'animale stesso, e i denti di questi erbivori mostrano un cambiamento proprio di composizione isotopica. Quindi vedete quante sono le ricerche con cui gli scienziati e archeologi confermano questo grande cambiamento del Cenozoico. Nel Cenozoico la Terra cambia totalmente, si raffredda, diventa più secca e più arida, e le foreste lasciano il posto alle grandi praterie e ai deserti, e ovviamente gli animali si devono adattare a questo sconvolgimento globale. Tra la fine dell'Eocene e l'inizio dell'Oligocene, circa 34 milioni di anni fa, secondo la curva di Zachos, questo raffreddamento accelera. Quindi vedete che all'inizio dell'Oligocene questo raffreddamento comincia a essere veramente importante e si comincia a strutturare proprio su tutti i livelli. Tant'è vero che il periodo viene chiamato cool house. Cool significa fresco in inglese ed è un termine opposto a greenhouse, ovvero effetto serra. Poi addirittura successivamente, quando cominciano le ere glaciali intermittenti, il periodo verrà chiamato ice house, ovvero casa del ghiaccio. E vedremo che le cause di questo raffreddamento sono attribuiti a uno degli eventi geologici più importanti di questa epoca. Ed è proprio in questo momento che nell'arco di 400.000 anni si è stabilizzata la calotta glaciale antartica, che aveva già cominciato a formarsi 10 milioni di anni prima, ma comunque la formazione di una zona fredda così ampia ha amplificato il fenomeno di raffreddamento, sia perché una regione così fredda assorbe molto calore e svolge la stessa funzione per il pianeta che un radiatore ha per la macchina, ovvero raffredda il pianeta, ma anche perché diventa una grande superficie bianca che riflette molta radiazione nello spazio. Oggi l'Antartide di fatto è il radiatore del pianeta. Il radiatore è quella componente meccanica di un motore che dissipa il calore. L'Antartide, o comunque una calotta di ghiaccio molto grande in una regione così estesa, è un grande assorbitore di calore che quindi dissipa il calore che la Terra assorbe all'equatore. E questo calore gli viene portato dalle correnti, sia oceaniche che atmosferiche, che sono alla costante ricerca di un equilibrio termico tra equatori e poli, ma questo equilibrio termico non si raggiunge mai perché i poli si raffreddano molto più in fretta di quanto queste correnti riescano a scaldarli, e quindi abbiamo questa grande differenza di temperatura tra le varie latitudini. Maggiore è l'area fredda congelata dell'Antartide, maggiore sarà il suo effetto raffreddante su tutto il globo terrestre, quindi amplificando l'intero processo di congelamento. Infatti successivamente abbiamo poi la comparsa anche del ghiaccio in Artico, quindi prima si forma la calotta glaciale antartica, poi quando la temperatura si stabilizza su valori ancora più bassi si forma anche una calotta glaciale artica stabile e abbiamo quindi la formazione di queste due grandi calotte di ghiaccio che diventano poi di fatto uno dei grandi eventi geologici caratterizzanti del Cenozoico. Il congelamento dell'Antartide è un evento catastrofico per gli ecosistemi che lo popolavano, ma importantissimo per l'evoluzione climatica del Cenozoico. All'inizio dell'Eocene, l'Antartide era un continente ricoperto da una lussureggiante vegetazione ed era abitato anche da rettili a sangue freddo, come i dinosauri. Ovviamente non nell'Eocene, perché nell'Eocene i dinosauri erano già spariti, però per milioni di anni durante il Mesozoico l'Antartide ha ospitato anche i dinosauri. Come facciamo a sapere questo? Lo sappiamo grazie ai ritrovamenti geologici e fossili dell'Antartide. Ad esempio, la paleogeografia eocenica della regione polare meridionale è stata fatta grazie ai ritrovamenti di alcune rane, in particolare le rane australobatrichidi, che mostrano la loro presenza sui continenti meridionali nelle sequenze stratigrafiche, quindi ritrovando i loro fossili. Il colore grigio in questa figura indica i contorni dei continenti durante l'Eocene, quindi vedete che durante l'Eocene, quando il livello del mare era più alto perché non c'erano ghiacciai, gran parte dell'Antartide che oggi è emerso si trovava sott'acqua, quindi l'Antartide era costituito da questa vasta area estesa a oriente e poi da un arcipelago di isole a occidente che però oggi sono totalmente emerse e coperte da ghiaccio, ma all'epoca erano invece isole in mezzo al mare. Questo mare non presentava ghiaccio perché le correnti oceaniche portavano calore dall'equatore e queste zone erano popolate da foreste lussureggianti e animali anche a sangue freddo. Che cos'è successo? Molti studi paleoclimatici provano a spiegare una temperatura così alta con la presenza di correnti oceaniche che potessero portare calore a latitudini tanto elevate. Io stesso, cercando su internet, ho trovato molte ricerche che provavano a ricostruire le correnti oceaniche dell'Antartide e che vedevano come acqua calda a latitudini più basse potevano raggiungere le coste dell'Antartide con queste circolazioni. Questa addirittura è la ricostruzione della circolazione della corrente australiana orientale dell'epoca, chiamata anche con la sigla EAC, che portava il calore eocenico nell'Antartico. Però poi di fatto si ipotizza che l'apertura nel tardo Eocene di una porta oceanica tra Australia e Antartide abbia interrotto in qualche modo questa corrente, favorendo la genesi di una corrente circumantartica che di fatto isolava termicamente l'Antartide. Quindi l'Antartide, quando ha cominciato a essere isolato dal punto di vista geografico, è diventato anche isolato termicamente, perché la rotazione terrestre innescava una corrente oceanica intorno all'Antartide e questa corrente oceanica, non trovando continenti o terremestre che ostacolassero il suo movimento, poteva rafforzarsi, impedendo quindi la penetrazione di acque calde da latitudini più basse, e questo progressivo isolamento dell'Antartide ha creato quindi una zona termicamente isolata che poi di fatto ha portato al congelamento dell'intero continente. Quindi è stato il cambiamento della circolazione oceanica dovuto al cambiamento della geografia globale in quell'area a modificare completamente il clima del continente e del continente poi anche dell'intero pianeta, perché la zona di freddo in cui si è trasformata l'Antartide è diventata talmente grande da avere ripercussioni su tutto il globo. Vi ricordo che oggi la massa di ghiaccio in Antartide funziona come un immenso radiatore. Tutta la Terra oggi sarebbe di 10 gradi più calda se non ci fosse una zona così fredda in Antartide a dissipare il calore che le correnti oceaniche assorbono all'equatore e trasportano fin laggiù. Andiamo avanti e vediamo come la geografia cambia nel tempo. Vedete che a partire da 50 milioni di anni fa nell'Eocene medio fino ad arrivare a oggi i continenti australiano, sudamericano e indiano si sono separati dall'Antartide e hanno letteralmente isolato il continente. Oggi c'è un'unica corrente circumantartica che impedisce la penetrazione di qualsiasi corrente nordica che porti acqua calda dall'equatore, e quindi l'Antartide è termicamente isolato. Ed è proprio la rotazione terrestre a imprimere una circolazione oraria attorno al continente e che impedisce quindi qualsiasi approdo termico di correnti più calde provenienti dall'equatore. L'isolamento termico del continente ne causa il congelamento che si evolve nel tempo con la crescita di una calotta di ghiaccio sempre più grande. La calotta di ghiaccio sempre più grande amplifica il raffreddamento perché diventa un enorme specchio che riflette una grande quantità di radiazione solare nello spazio, quindi l'effetto albedo in Antartide diventa molto potente e quindi ci ritroviamo con un'area pari al 10% della superficie terrestre che riflette almeno il 90% della radiazione solare incidente durante i mesi estivi, e quindi di fatto diventa un enorme meccanismo di retroazione positiva, ovvero di amplificazione del raffreddamento. Vedete come non appena comincia un fenomeno di raffreddamento, di riscaldamento, si possono attivare tanti meccanismi a sequenza a tendina che vanno ad amplificare e smorzare questi fenomeni di raffreddamento e riscaldamento. Spesso i fenomeni di retroazione sono positivi, ovvero vanno a rafforzare il meccanismo che le hanno attivate, e quindi il clima terrestre precipita in condizioni completamente diverse da quelle iniziali. Il congelamento dell'Antartide è un processo lungo e complesso, però è fondamentale per comprendere poi l'evoluzione planetaria. Infatti oggi l'Antartide è coperto da una crosta di ghiaccio molto spessa e stabile, nonostante il riscaldamento globale indotto dall'uomo è talmente grande, talmente fredda, che difficilmente riusciremo a scioglierla in tutto, ma solamente una parte è a rischio. Addirittura l'aumento dell'umidità in un'atmosfera sta in alcuni casi aumentando le precipitazioni nevose in Antartide, e quindi in alcuni punti addirittura la calotta di ghiaccio sta aumentando, ma è sempre un effetto rimbalzo del riscaldamento globale che ovviamente non si può mantenere a lungo termine. Però cosa c'è da dire di questo raffreddamento? La prima parte che si forma è la East Antarctic Ice Sheet, ovvero la calotta di ghiaccio orientale, oggi la più estesa e la più spessa, fino a un massimo di 4.800 metri nei punti di massimo spessore. Poi successivamente si forma la West Antarctica Ice Sheet, ovvero la calotta occidentale, che più volte ha avuto crisi di collasso e che ancora oggi è quella meno stabile ed è quella più messa a rischio dai cambiamenti climatici indotti dall'uomo. Successivamente, circa 13,8 milioni di anni fa, si registra un secondo episodio di rapido raffreddamento che ha portato queste due calotte di ghiaccio a unirsi fino a raggiungere le dimensioni attuali. Quindi vedete che non si sono formate tutto in un unico evento, ma che si sono cresciuti in modo discontinuo nel tempo e in fenomeni di retroazione positiva che loro stessi hanno indotto. Quindi entrambi i fenomeni si sono l'uno alimentato con la conseguenza dell'altro, creando questo meccanismo di rimbalzo delle interazioni, amplificando quindi il fenomeno finale del congelamento e portando l'Antartide a diventare quello che vediamo oggi. Da allora la calotta antartica ha vissuto diverse oscillazioni, ma è rimasta sempre coperta di ghiacci, specialmente nella parte orientale, quella più stabile e più spessa. La calotta occidentale invece è stata molto meno stabile nel tempo. Infatti anche in questo momento la West Antarctica Ice Sheet è la parte della calotta antartica più instabile e più precaria con gli attuali cambiamenti climatici, ed è quella che potrebbe sciogliersi e aumentare il livello dei mari nei prossimi decenni o addirittura secoli. Il continente antartico oggi è completamente nascosto dai ghiacci, ma è una vasta terra emersa grande una volta e mezzo l'Europa, che fino a gran parte dell'Eocene ospitava vaste foreste e numerose specie animali, rettili compresi. Qui ho scritto dinosauri, però ovviamente nell'Eocene i dinosauri erano già estinti. Hanno vissuto i dinosauri in Antartide prima della grande estinzione che li ha spazzati via dal pianeta, quella del KT 66 milioni di anni fa. Dopo i 66 milioni di anni fa, finché ha fatto caldo, quindi fino all'Eocene inferiore, è comunque stato popolato da rettili e animali a sangue freddo, ma non dinosauri ovviamente. Durante l'inverno il mare intorno all'Antartide congela, raddoppiando di fatto la superficie ghiacciata. Ovviamente, trovandosi a latitudini così elevate, il suo contributo nella variazione albedo del pianeta è minimo, perché soltanto nei 6 mesi estivi l'Antartide è illuminato dal sole e quindi solamente in quei 6 mesi può riflettere nello spazio il 90% della radiazione solare che riceve dalla nostra stella, mentre quando durante l'inverno raddoppia la sua superficie, questo non ne modifica l'effetto albedo perché quella regione del mondo è totalmente immersa nel buio, quindi non c'è nessuna radiazione da riflettere nello spazio. Quindi il fatto che in inverno l'Antartide raddoppia la sua superficie congelata perché congela il mare intorno ad esso non ha nessuna incidenza sul fenomeno dell'effetto albedo planetario, perché è un fenomeno che si manifesta solamente durante i 6 mesi estivi. E che succede nell'Artico? È proprio durante la transizione dei 13,8 milioni di anni fa che si registrano oscillazioni veloci di temperatura e volume dei ghiacci, prima con un periodo di 40.000 anni e poi con un periodo di 100.000 anni, in risposta alle variazioni orbitali del pianeta. Infatti, in questo secondo evento di raffreddamento che ha interessato il globo, probabilmente un effetto secondario di retroazione positiva dovuta all'unione, quindi alla fusione insieme dei due grandi ghiacciai dell'Antartide, che avviene proprio in questo periodo, comincia a congelare anche l'Artico e con temperature così basse, fenomeni di variazioni orbitali che ci sono sempre stati, che prima venivano ignorati da un'atmosfera ricca di gas serra, ora che la CO2 è molto più bassa, hanno un ruolo più importante nella regolazione climatica e si cominciano a percepire cicli di riscaldamento e raffreddamento periodici che prima hanno un periodo di 40.000 anni e poi di 100.000, che daranno poi origine alle aree glaciali intermittenti. Quindi vediamo che con l'abbassarsi della temperatura e l'indebolimento dell'effetto serra, le variazioni orbitali cominciano ad avere un ruolo più marcato nella regolazione climatica globale, che poi di fatto nel Pliocene e Pleistocene porteranno a una cronicizzazione delle aree glaciali intermittenti. Che possiamo dire dell'Artico? L'Artico ha sicuramente una geografia molto diversa da quella dell'Antartide. L'Antartide è un continente circondato da mari, mentre l'Artico, al contrario, è un mare circondato da terre emerse, quindi le condizioni climatiche di riflessione, rifrazione e assorbimento energetico di questa regione del mondo è molto diversa da quella dell'Antartide. Inoltre le correnti oceaniche non hanno le stesse circolazioni e quindi abbiamo un fenomeno di riscaldamento e raffreddamento diversi, tant'è vero che questa regione si raffredda e si congela molto dopo l'Antartide perché ha una capacità di raffreddamento molto inferiore, non riesce a isolarsi termicamente come è avvenuto in Antartide, ma comunque si congela. Però prima di fare questo abbiamo diversi dati che ci dimostrano che durante il Miocene anche l'Artico era più caldo di quanto lo abbiamo conosciuto oggi. Infatti gli esseri umani hanno conosciuto l'Artico in particolare durante l'Olocene, quando si sono diffusi sul pianeta e hanno creato le civiltà. E durante l'Olocene l'Artico è sempre stato perennemente congelato, mentre prove paleontologiche ci dicono che anche nei periodi freddi del Miocene l'Artico comunque era più caldo di quanto lo conosciamo oggi. Qui vediamo due simulazioni al computer di come doveva essere la temperatura dell'Artico, e nei periodi di alta temperatura con gas serra in atmosfera pari a 450 parti per milione abbiamo queste condizioni di temperatura durante i vari mesi dell'anno, marzo, giugno, settembre e agosto, mentre durante i periodi di bassa intensità dell'effetto serra con concentrazioni di anidride carbonica nell'aria pari a 278 parti per milione, quindi una concentrazione compatibile con i livelli preindustriali umani, comunque l'Artico presentava condizioni di temperatura più elevate rispetto all'attuale. I dati sui biomarcatori dello studio di questi sedimenti, definito come CORE PS87-106, suggeriscono condizioni paleoambientali del tardo Miocene significativamente diverse rispetto a quelle predominanti durante il Quaternario, quindi durante l'evoluzione della civiltà umana. Nei sedimenti del Miocene superiore, concentrazioni elevate di composti organici e loro derivati ci danno indicazioni fra i 4 o i 7 gradi centigradi, o anche 6 o 9 nel caso in cui vengono utilizzate altre calibrazioni per dare queste misurazioni. Quindi era più caldo di oggi questo Artico rispetto all'attuale. Questi valori indicano acque relativamente calde aperte a condizioni paleoambientali che erano produttive nell'Oceano Artico centrale durante la stagione estiva. Quindi durante l'estate nel Miocene l'Artico produceva plancton, fotosintesi e quindi anche alimentava grandi ecosistemi. Era un mare molto più vivo di quanto lo conosciamo oggi. E qui vediamo due simulazioni come doveva essere l'Artico durante questi due periodi. Abbiamo due scenari che illustrano in modo schematico un anno tipico dell'Artico durante il Miocene. Nello scenario 1 nei periodi freddi con basse concentrazioni di gas serra in atmosfera, nello scenario 2 nei periodi caldi con alte concentrazioni di gas serra in atmosfera. In entrambi i casi l'Artico non era mai perennemente congelato e c'erano comunque durante l'estate un'intensa attività fotosintetica produttiva. Qui infatti vediamo in questi schemi il ciclo stagionale del ghiaccio marino e i relativi principali processi che controllano la produttività e il flusso di carbonio nella posizione centrale dell'Oceano Artico durante il tardo Miocene, e lo vediamo rappresentato in queste due figure in cui troviamo la lunghezza delle stagioni rispetto ai 12 mesi dell'anno nei due periodi caldo e freddo. Quindi vediamo come la produttività di questo mare sia diversa quando nel Miocene ci sono periodi ad alta concentrazione di gas serra e periodi a bassa concentrazione di gas serra. Comunque nei due periodi il mare Artico era un mare più caldo di oggi, quindi l'Artico che ha conosciuto l'umanità nel Quaternario, nell'epoca geologica in cui sono esistiti gli esseri umani, è un Artico molto diverso da quello che invece ha conosciuto il Miocene. Questo studio si basa sul ciclo stagionale del ghiaccio marino e di relativi principali processi che controllano la produttività e il flusso di carbonio nella posizione centrale dell'Oceano Artico durante il tardo Miocene, e vediamo questi due scenari. Nello scenario 2 abbiamo il caso di un periodo caldo, ovvero quel momento del Miocene in cui la concentrazione di gas serra raggiunge 450 parti per milione e quindi è una fase miocenica di clima caldo. In questo caso vediamo che l'Artico è coperto da ghiaccio da maggio fino a ottobre, ma che l'attività produttiva degli ecosistemi comincia già con alghe sotto il ghiaccio da fine marzo inizio aprile, per finire poi in tardo ottobre. Vediamo che durante l'estate il mare è libero dai ghiacci e abbiamo un'intensa attività fotosintetica e poi animali, quindi zooplancton, fino all'inizio dell'autunno. Mentre nello scenario 1, che va a studiare quei momenti in cui nel Miocene la concentrazione di gas serra è più bassa, parliamo di circa 270-280 parti per milione e quindi temperature più basse, vediamo in questo caso un Artico libero dai ghiacci durante le estati, quindi ovviamente l'attività produttiva si riduce ai soli mesi estivi, però comunque durante i mesi di giugno e agosto l'Artico è libero dai ghiacci. Cosa vuol dire? Che nel Miocene non esisteva una vera e propria calotta sorta di ghiaccio stabile in Artico che invece ha conosciuto l'umanità durante il Quaternario. Durante il Quaternario l'Artico è stato costantemente coperto da una calotta di ghiaccio in estate e in inverno. Questo perché sicuramente oggi l'Artico è molto più freddo di quanto non sia mai stato nel Miocene. Vediamo quindi che l'attuale calotta di ghiaccio artica e le basse temperature artiche sono un fenomeno abbastanza recente dal punto di vista geologico. Quindi l'Artico che ha conosciuto l'umanità durante l'Olocene è sempre stato un ambiente prevalentemente congelato, ma è un ambiente vulnerabile. È stato un ambiente che è rimasto stabile perché le temperature sono rimaste basse, ma comunque un ambiente molto delicato. Ora che le temperature si stanno sollevando a causa del riscaldamento globale, ecco che tutta la fragilità di questo ambiente si sta mostrando. E infatti oggi l'Artico sta cambiando rapidamente, proprio perché il suo rapido cambiamento dimostra la condizione di elevata precarietà che lo ha caratterizzato durante tutto l'Olocene. Praticamente quello che ci dicono questi dati è che l'Artico è rimasto congelato tutto l'Olocene, ma era prossimo al punto di cambiamento. Però l'Olocene è rimasto pressoché stabile e freddo, e quindi l'Artico è rimasto stabile. L'Antartide a sua volta sta subendo il riscaldamento come l'Artico, però è talmente freddo e talmente grande che l'attuale riscaldamento globale ha conseguenze molto meno incidenti nell'Antartide, mentre nell'Artico invece lo scongelamento è veramente rapido, perché l'Artico ha una capacità di rimanere freddo molto inferiore rispetto all'Antartide, quindi un equilibrio molto più labile. E oggi infatti stiamo vedendo come in pochi decenni tutto l'Artico sta cambiando molto rapidamente, si sta riducendo la calotta di ghiaccio marino perenne e si sta sciogliendo tutto lo stato di permafrost che circonda le terremesse nell'Artico, quindi il cambiamento ambientale è sconvolgente. Questo costante e continuo raffreddamento, dovuto all'indebolimento dell'effetto serra, arriva a un punto circa 3 milioni di anni fa in cui la variazione dei parametri orbitali, quindi le variazioni cicliche di inclinazione dell'asse terrestre, di eccentricità dell'orbita e di precessione degli equinozi, cominciano a farsi sentire sul sistema climatico, perché finché l'atmosfera generava un effetto serra abbastanza potente, queste variazioni orbitali potevano essere trascurate dalla Terra perché l'effetto serra tratteneva abbastanza calore. Ora che l'effetto serra è più debole, perché c'è stato questo rapido raffreddamento, con l'attuale disposizione delle correnti oceaniche e dei continenti, ecco che abbiamo una combo perfetta in cui il clima oscilla tra due stati, uno caldo e uno freddo. Comincia il periodo delle ere glaciali intermittenti. Vedremo che queste oscillazioni avranno prima un periodo di 40.000 anni e poi arrivano ad avere un periodo di 100.000 anni. Dedicherò a queste aree glaciali un'intera lezione, quindi le vedremo in dettaglio più avanti. Però è importante dire che tutto questo comincia circa 3 milioni di anni fa, in cui le modifiche orbitali terrestri, insieme alla disposizione delle correnti oceaniche e dei continenti che si sono venute a creare, mettono in moto meccanismi di oscillazione climatica che noi percepiamo come alternanza di aree glaciali e interglaciali. Vediamo meglio i dati ottenuti dalla curva Zachos e notiamo che durante tutto questo periodo di raffreddamento c'è stato un continuo e costante collasso dell'anidride carbonica in atmosfera. Siamo passati da concentrazioni anche di oltre 1000 parti per milione durante il picco eocenico per poi calare fino a valori che sono al di sotto di 300 parti per milione appena pochi milioni di anni fa. Qual è stata la causa di questa grande rimozione di gas serra dall'atmosfera? Perché abbiamo visto che questo raffreddamento sicuramente ha avuto diversi responsabili, come l'isolamento dell'Antartide che poi ha portato a questa corrente circumantartica e al congelamento del continente, ma anche all'estensione di queste gigantesche calotte di ghiaccio che poi di fatto hanno riflesso una grande quantità di radiazione solare incidente, quindi diminuendo il bilancio energetico del pianeta. Inoltre ci sono prove che durante questo momento geologico l'attività vulcanica è diminuita, però tutto questo non basta a spiegare un crollo così enorme di concentrazione di gas serra in atmosfera. Certo, ci ha messo milioni di anni per poter scendere vivere così tanto. Oggi servirebbero meccanismi molto più rapidi per poter assorbire gas serra dall'atmosfera e risolvere il nostro problema del cambiamento climatico. Però fatto sta che i dati geologici ci dicono che in questi oltre 40 milioni di anni di raffreddamento intenso che ha subito la Terra durante il Cenozoico, sicuramente il crollo della concentrazione di gas serra in atmosfera, quindi l'indebolimento dell'effetto serra, è la causa scatenante principale. Quindi per quale motivo c'è stato questo grande raffreddamento? Vedremo che la causa sembra essere l'evento geologico più importante del Cenozoico, ovvero l'orogenesi alpino-himalayana. La vedremo a brevissimo. Vi faccio vedere ancora che negli ultimi 3 milioni di anni, quindi quando sono cominciate le ere glaciali intermittenti, la concentrazione di gas serra non ha mai superato le 300 parti per milione. Oggi noi stiamo volando oltre i 420 parti per milione e solamente negli ultimi 200 anni la concentrazione oggi è volata. Però è proprio in questi 3 milioni di anni che abbiamo i più bassi valori di concentrazione di gas serra di tutta l'era cenozoica, e quindi non è un caso che negli ultimi 3 milioni di anni le variazioni orbitali cominciano a farsi sentire sul sistema climatico, mettendo in moto questo meccanismo delle ere interglaciali intermittenti, perché anche prima la Terra variava forma dell'orbita, quindi eccentricità e inclinazione dell'asse terrestre, ma l'effetto serra molto più potente impediva a queste variazioni di avere effetti importanti sul sistema. Ora che l'effetto serra è molto più debole, ecco che una variazione dell'illuminazione dei due emisferi può innescare fenomeni di congelamento e di scongelamento, e proprio le ere glaciali sono questo, in cui abbiamo un periodico congelamento e scongelamento dei due emisferi che fanno variare regolarmente anche il livello del mare. Durante i picchi di queste ere glaciali il livello del mare scende anche fino oltre i 150 metri, perché gran parte dell'acqua rimane imprigionata sotto forma di croste di ghiaccio alle alte latitudini. Qui vediamo l'aspetto che prende la Terra nel bel pieno di queste aree glaciali, con queste calotte di ghiaccio che coprono gran parte del Nord America e dell'Europa e il livello del mare che scende per oltre 150 metri. Queste aree glaciali sono state anche una benedizione per noi esseri umani, perché i nostri antenati si sono diffusi tutto il pianeta proprio durante i massimi glaciali, quando l'abbassamento del livello marino permetteva a molte terre di emergere e permettere ai nostri antenati di passare da un continente all'altro. Quindi molto spesso proprio durante questi eventi la nostra specie si è diffusa, in particolare proprio durante l'ultimo evento glaciale c'è stata la più grande diffusione umana del pianeta. Secondo gli studi paleontologici ci sono state più ondate, ma quella avvenuta durante l'ultima era glaciale, quindi l'ultima avvenuta, è stata la migrazione definitiva che ha colonizzato il pianeta. E poi alla fine di questa ultima era glaciale, intorno ai 10.000 anni fa, comincia l'Olocene. L'Olocene è l'epoca in cui la temperatura del pianeta non varia mai di oltre un grado per oltre 10.000 anni, quindi abbiamo avuto per oltre 10.000 anni una stabilità climatica incredibile che di fatto ha permesso lo sviluppo dell'agricoltura e quindi anche della civiltà in tutto il mondo, ed è in questi 10.000 anni che la nostra specie, dopo aver passato il 90% della sua esistenza su questo pianeta sotto forma di cacciatori e raccoglitori, cominciano a trovare un mondo più confortevole in cui l'alternanza delle stagioni era stabile per secoli e per millenni, in cui il livello del mare e quindi la linea delle coste rimaneva stabile per secoli e per millenni. Quindi i fiumi, le coste erano stabili per generazioni, si potevano costruire stanziamenti fissi senza il rischio che potessero essere alluvionati o coperti dal mare nell'arco di poche generazioni, e quindi ecco che nascono i primi insediamenti, l'agricoltura, l'allevamento, le civiltà. Quindi l'Olocene rappresenta questo periodo d'oro in cui l'umanità ha trovato un mondo confortevole in cui pianificare il futuro, e quando poche persone cominciano a produrre il cibo per tante persone, tutte le altre persone cominciano a dedicarsi ad altre attività. Le persone smettono di vivere alla giornata e cominciano a progettare il futuro. Arriva la scrittura, arriva la diversificazione professionale, la politica, eccetera eccetera, e cominciano le varie civiltà. Proprio negli ultimi 100 anni le nostre attività umane hanno scaldato il pianeta di oltre un grado. Durante l'Olocene c'è stato un raffreddamento negli ultimi millenni, ma questo raffreddamento è stato interrotto bruscamente dalle nostre attività umane, che hanno scaldato di più di un grado, 1,2 gradi, in soli 100 anni. Vi ricordo che nella lezione 9 di questo corso vi ho parlato del massimo termico Paleocene-Eocene, il PETM. Questo evento, avvenuto 55,8 milioni di anni fa, che ha causato importanti estinzioni, è stato un riscaldamento equivalente a un grado ogni 1000 anni, quindi un riscaldamento che per gli ecosistemi si è rivelato poi essere catastrofico, tanto che ha messo un limite tra due periodi geologici, Paleocene-Eocene, però è avvenuto 10 volte più lentamente del riscaldamento che stiamo causando noi esseri umani, che di fatto ha scaldato il mondo di più di un grado in appena 100 anni. Quindi il nostro riscaldamento globale, quello che stiamo causando noi con l'effetto serra, è 10 volte più potente degli eventi rapidi che in passato hanno comunque causato gravi danni all'ecosistema terrestre. Qui invece le attività umane hanno riscaldato il pianeta con una velocità 10 volte maggiore, ovvero addirittura più di un grado in soli 100 anni, ed è tantissimo per gli ecosistemi terrestri, tant'è vero che in questo secolo i livelli di estinzione di tutte le specie in tutti gli ecosistemi è accelerato tantissimo. Tutti gli ecosistemi purtroppo sono al collasso, ovvero stanno degenerando sempre di più nel tempo, le specie sono in estinzione e gli habitat sono in degradazione. Questo è un problema che l'umanità deve affrontare nel XXI secolo e oltre. Perché il mondo si raffredda? Che cos'è successo? Qual è stata la causa di questo enorme abbassamento di concentrazione di gas serra in atmosfera? Secondo gli scienziati, il grande evento a cui dobbiamo vedere è quella dell'orogenesi dell'Himalaya, ovvero la placca indiana tra i 40 e i 50 milioni di anni fa comincia a interagire con la placca eurasiatica, formando la grande orogenesi dell'Himalaya. Questa orogenesi espone all'atmosfera un'enorme quantità di rocce e tutte queste rocce subiscono alterazione chimica. Abbiamo già visto che in altre lezioni, durante l'alterazione chimica delle rocce, avvengono reazioni chimiche che assorbono anidride carbonica dall'atmosfera. L'erosione di queste rocce è talmente imponente che nell'arco di questi 30 milioni di anni vengono assorbiti dall'atmosfera enormi quantità di gas serra e quindi la concentrazione in atmosfera crolla totalmente e abbiamo questo schema. Infatti i dati sedimentari verificano la variazione di anidride carbonica in atmosfera nel Cenozoico secondo queste tre fasi. Nella fase 1, che è in corrispondenza del Paleocene, in cui la placca oceanica della Neotetide comincia ad andare in sudduzione sotto quella eurasiatica, abbiamo un leggero aumento di anidride carbonica. Qui in questo grafico vediamo l'andamento della concentrazione di gas serra in atmosfera. Quindi abbiamo un'iniziale attività geologica dovuta alla sudduzione della placca oceanica che genera un iniziale arco vulcanico lungo le coste sud di quello che era il continente euroasiatico all'epoca. Infatti l'India e l'Asia erano ancora separati da un braccio di mare, la Neotetide, e in questa fase comincia l'interazione tettonica. Quando la subduzione è più matura e gran parte della placca oceanica è andata in subduzione sotto quella asiatica, ecco che la fusione di questa placca mette in moto l'intensa attività vulcanica di una fase orogenetica matura, praticamente quello che oggi vediamo lungo le Ande e le Montagne Rocciose, ma l'attività vulcanica era talmente intensa da immettere in atmosfera grandi quantità di gas serra, ed ecco che all'inizio dell'Eocene abbiamo questo esteso periodo caldo a cui ho dedicato un'intera lezione precedentemente, proprio dovuto a questa intensa attività vulcanica. Poi, una volta che si è conclusa la subduzione della placca oceanica sotto l'Asia e quindi si è conclusa anche l'interazione magmatica e l'attività vulcanica, ecco che il sollevamento tettonico del Tibet e l'esposizione chimica delle rocce all'atmosfera attiva dei processi chimici di alterazione chimica, appunto, che vanno ad assorbire enormi quantità di anidride carbonica dall'atmosfera e la concentrazione di anidride carbonica crolla dall'Oligocene fino all'attuale. Vi ricordo che durante il Miocene c'erano livelli che arrivavano a migliaia di parti per milione, ci sono momenti in cui c'erano picchi di 2000 parti per milione, e all'inizio del Miocene questi livelli di anidride carbonica scendono fino al di sotto di 300 parti per milione, e questi 300 parti per milione, in realtà 280, sono rimasti stabili fino all'era preindustriale, cioè fino a 1750, fino a 1800, quando poi l'umanità ha cominciato a bruciare carbone e combustibili fossili per le attività industriali. Però c'è da dire che durante le fasi di ere glaciali la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera scendeva fino anche a 160 parti per milione, quindi durante l'ultima era glaciale i livelli di anidride carbonica scendevano tantissimo. Una cosa che va aggiunta a tutto questo è notare come durante tutto il Cenozoico la concentrazione globale di CO2 ricalca esattamente le fasi evolutive dell'orogenesi himalayano. Questo perché, come vedremo, non ci sono grandi attività vulcaniche nel resto del pianeta. Magari in altre epoche geologiche un'orogenesi come questa avrebbe avuto meno importanza a livello climatico, perché ci sarebbero stati altri rumori di fondo, altre attività geologiche che avrebbero dato il loro contributo. Durante tutto il Cenozoico l'evento tettonico geologico più importante del pianeta è stato questo, ed è stato quello che di fatto ha guidato completamente la concentrazione di gas serra in atmosfera. Quindi c'è stata questa enorme riduzione di gas serra dall'atmosfera perché questo evento tettonico è stato l'evento dominante del Cenozoico medio e superiore. E questo evento è stato talmente importante che la paleoclimatologa Maureen Reimo nel 1988 lo ha identificato come evento causa principale del crollo della concentrazione di gas serra nel Cenozoico. Il sollevamento dell'Himalaya ha dato origine a un fenomeno climatico regionale unico al mondo, che è il monsone. Oggi il monsone è un evento climatico che interessa una grande porzione dell'emisfero nord e trasforma la penisola indiana in un subcontinente. Infatti non esistono altri subcontinenti nel mondo. Cos'è un subcontinente? È un continente nel continente, ovvero l'India, nonostante sia fisicamente attaccata all'Asia, di fatto è isolata da questa catena montuosa, l'Himalaya, che la isola climaticamente e biologicamente come se fosse un mare. Quindi l'India ha un suo clima e ha una sua flora e una sua fauna, per questo è chiamato subcontinente. Se noi andiamo a guardare i paesi che sono alla stessa latitudine del sud-est asiatico e dell'India, vedremo che l'Arabia Saudita e i paesi del Maghreb sono paesi desertici, invece alla stessa latitudine di questi paesi desertici troviamo la verdissima India e il verdissimo sud-est asiatico, proprio perché il sollevamento di questo grandissimo altopiano modifica completamente il clima di questa immensa regione, che è molto più umido di quello che sarebbe se non ci fosse questo enorme elemento tettonico, questo gigantesco altopiano del Tibet. Vi ricordo che l'altopiano del Tibet è un'enorme, vasta area estesa sollevata a 5.000 metri di quota, che di fatto condiziona la circolazione atmosferica di tutta questa porzione dell'Asia. Perché questa signora dice che il sollevamento del Tibet è stato l'evento dominante che ha guidato la concentrazione di gas serra in atmosfera? Perché contemporaneamente non ci sono stati altri eventi vulcanici nel mondo. Uno studio dei ricercatori Pietro Sternari, Luca Caricchi, Claudia Pasquero e i loro collaboratori hanno scoperto che durante il Cenozoico c'è stata una riduzione globale dell'attività vulcanica, dando modo al sollevamento dell'Himalaya di avere il ruolo dominante del controllo di gas serra. E qui vediamo tutte le principali attività vulcaniche che hanno interessato il pianeta durante il Cenozoico, e vedete che principalmente la maggior parte termina in pieno Eocene. Dall'Eocene superiore fino ad oggi le attività vulcaniche si sono molto ridotte, permettendo all'alterazione chimica delle rocce esposte dal sollevamento tettonico del Tibet l'unico ruolo importante a livello globale per poter controllare la concentrazione di gas serra in atmosfera. E qui vediamo proprio che la concentrazione di gas serra, che addirittura nell'Eocene è arrivata a un picco di 2000 parti per milione, durante tutto il Cenozoico scende fino a un massimo di 300 parti per milione, in particolare 280, con minimi di 160 parti per milione durante le ultime e più recenti ere glaciali più fredde. Questi dati di concentrazione delle temperature e della CO2 sono ottenuti grazie a isotopi dell'ossigeno dei sedimenti marini, come già spiegato nelle lezioni precedenti. Quindi dal picco eocenico di 55 milioni di anni fa arriviamo alle attuali ere glaciali, e tutto quanto sembra essere dovuto proprio all'evoluzione tettonica dell'Himalaya, che ha cambiato radicalmente il clima del pianeta. Anche se ci ha messo decine di milioni di anni, questo raffreddamento cenozoico va a modificare anche la vita del pianeta. Vediamo come. Con un clima caldo e umido tipico dell'Eocene inferiore, il pianeta era ricoperto da lussureggianti foreste anche alle alte latitudini, anche in regioni polari come abbiamo visto, e i deserti erano pochi o addirittura assenti. Con il raffreddamento del Cenozoico l'atmosfera diventa più fredda e secca, perché un'atmosfera più fredda significa meno evaporazione degli oceani e quindi anche meno umidità nell'aria. Di conseguenza diminuiscono le piogge e la vegetazione deve cambiare per adattarsi alle nuove condizioni. Le praterie prendono il sopravvento delle foreste, perché con un clima così secco aumentano gli incendi e un ambiente di prateria riesce a rigenerarsi più in fretta e in modo più efficiente rispetto a quella di una foresta dopo un incendio. Molte foreste vengono quindi sostituite da praterie. Nel mondo vegetale esistono due principali metabolismi fotosintetici, il C3 e il C4. Il C3 viene utilizzato prevalentemente dagli alberi e in questa forma di fotosintesi viene fissato il carbonio nei tessuti in un modo particolare. Infatti l'enzima rubisco trasforma la molecola CO2 in composti organici con 3 atomi di carbonio, da qui appunto il nome della via metabolica fotosintesi C3. Però per un difetto del processo il 30% del carbonio fissato si perde e torna in atmosfera per poi essere riassorbito di nuovo dalla pianta in un processo chiamato fotorespirazione. In ambienti di foreste prevale questo tipo di fotosintesi e, quando la terra era calda e umida, era comunque un metabolismo efficiente, perché è un metabolismo vantaggioso in climi caldi, umidi, con tanta anidride carbonica nell'atmosfera. Quando invece la terra cambia, le piante che sviluppano la fotosintesi C4 ne vengono avvantaggiate. Questo perché molte piante erbacee utilizzano questo tipo di fotosintesi. Qui una molecola di CO2 viene agganciata a un composto organico con 3 atomi di carbonio per formarne uno da 4, da qui appunto il nome di C4. Il tutto viene poi trasportato in prossimità dell'enzima rubisco, dove questa viene rilasciata creando un ambiente sovrasaturo di anidride carbonica. Quindi qui viene meno il fenomeno visto prima della fotorespirazione, perché non c'è questo 30% di carbonio che torna in atmosfera sotto forma di CO2. Questo processo viene favorito nei climi semiaridi, quindi la terra quando cambia diventa un ambiente più favorevole per le piante che invece effettuano questo tipo di fotosintesi. Questi due metabolismi ci hanno aiutato a comprendere come è cambiato l'ambiente biologico terrestre con il raffreddamento del Cenozoico, e vediamo adesso come. Entrambi i processi metabolici C3 e C4 hanno vantaggi e svantaggi. Il primo prevale in un'atmosfera ricca di CO2, visto che la fotorespirazione è più lenta e con grandi livelli di umidità, mentre il secondo, C4, risulta la soluzione migliore in condizioni di un clima più secco e con maggiore luminosità, che è proprio la differenza che c'è tra le foreste e le praterie. Vediamo ancora questo grafico in cui è tracciato l'andamento della concentrazione di casa serra in atmosfera. Abbiamo il grande picco dell'Eocene, questo lungo periodo durato almeno 10 milioni di anni in cui la concentrazione in atmosfera di anidride carbonica è molto elevata, cioè addirittura in 5 milioni di anni la concentrazione è stata al di sopra di 1000 parti per milione. Poi, man mano, l'atmosfera diventa sempre meno ricca di CO2. Quindi durante l'Eocene, in particolare nella prima metà, il clima era molto più caldo e piovoso e questo rendeva efficiente la vegetazione arborea con metabolismo fotosintetico C3. Il mondo era totalmente ricco di foreste fino ai poli e i deserti erano molto piccoli e rari, quindi un pianeta molto verde e rigoglioso. Il geologo americano Thur Scherling ed i suoi colleghi hanno scoperto che a partire da 10 milioni di anni fa la vegetazione con metabolismo fotosintetico C4 prende il sopravvento. Oggi il 75% delle piante effettua fotosintesi C3 e il 25% C4. Però Questo cambiamento, che adesso vedremo come è stato scoperto, ci dà informazioni proprio sul clima della Terra, cioè noi capiamo che la Terra diventa un ambiente molto meno ricco di foreste e che si espandono i deserti e le savane o comunque le praterie. Quindi questo raffreddamento climatico cenozoico va a modificare completamente l'ambiente terrestre e vedremo che questo è stato anche determinante per l'evoluzione umana. Come facciamo a sapere tutto questo? Cioè, come si fa a sapere che a un certo punto le foreste sono sparite e sono aumentate le praterie? Lo sappiamo grazie ai denti degli erbivori. Infatti lo studio ha esaminato la composizione isotopica dei denti di erbivori e pascolatori, cioè animali erbivori che mangiavano le piante dell'epoca, e ovviamente quando un animale mangia costituisce i suoi tessuti con ciò che mangia, quindi se un animale mangia piante arboree, le sue cellule e i suoi tessuti saranno costituiti dalle cellulosa di quelle piante arboree. Se un animale mangia invece delle erbe, i suoi tessuti, le sue ossa, i suoi denti saranno costituiti dal carbonio presente in quelle erbe. Ed è proprio la diversa composizione isotopica che viene favorita da questi due metabolismi fotosintetici che è stata la chiave per comprendere tutto questo. Infatti si è misurato un cambiamento del rapporto isotopico tra C12 e C13, perché le piante che fanno la fotosintesi C3 assorbono una quantità isotopica di carbonio diversa da quella che fanno le piante con fotosintesi C4. Andando a studiare la differenza isotopica tra i denti degli erbivori che hanno vissuto nelle varie epoche, è stato possibile scoprire che c'è stato un cambio del rapporto tra gli isotopi del carbonio 13 e 12 anche nei tessuti che costituiscono i denti degli animali. Perché i denti? Perché i denti sono la parte dell'animale che si conserva meglio, quindi nei depositi sedimentari delle varie epoche i denti degli erbivori o anche dei carnivori, ma in questo caso ci interessano gli erbivori, sono le componenti anatomiche più facili da trovare tra i vari sedimenti. Quindi sono stati misurati i denti ritrovati nei sedimenti delle varie epoche, hanno misurato la concentrazione isotopica di carbonio 12 e 13 presenti nei denti per comprendere il cambio di diete, di alimentazione degli erbivori nelle varie epoche geologiche, e hanno disegnato questo grafico. Fino a 10 milioni di anni fa gli erbivori mangiavano prevalentemente vegetazione arborea, dove il rapporto tra l'isotopo del carbonio 12 e 13 è tipico delle piante che fanno la fotosintesi C3. Poi c'è stato un periodo di dieta mista in cui cominciano a cambiare i denti, quindi ci sono denti con un rapporto isotopico che rivelano una dieta erbacea, e poi alla fine abbiamo una prevalenza di erbivori C4, ovvero c'è una prevalenza di erbivori che mangiano piante erbacee, dove il rapporto isotopico di carbonio 12 e 13 nei loro denti è compatibile con quello sintetizzato dalla fotosintesi C4 delle erbe. Cosa significa tutto questo? Che prima il mondo era ricoperto da vaste foreste e che poi a un certo punto queste foreste sono sparite e sono aumentate le praterie. Quindi un clima caldo e umido in un mondo ricco di foreste diventa un clima secco e arido in un mondo in cui aumentano esponenzialmente le praterie. E tutto questo ci fa capire quanto sono collegati i vari eventi del pianeta, ovvero lo sviluppo tettonico orogenetico alpino-himalayana modifica la composizione chimica in atmosfera di gas serra e a sua volta modifica il clima. Questo modifica le piante e quindi gli animali che se ne cibano. Tutti questi fenomeni a cascata ci dimostrano quanto il pianeta è interconnesso con i suoi livelli: geologia, clima, chimica, fisica, biologia ed evoluzione della vita. Quindi la vita sul pianeta riflette e risente di tutti gli eventi geologici, tettonici e climatici che avvengono su di esso. Si torna alla grande teoria di Gaia: tutto è connesso e gli effetti si manifestano anche in tempi lunghissimi. Abbiamo detto che l'evento tettonico dell'Himalaya è il più grande evento tettonico del Cenozoico, però non è l'unico, ce ne sono stati altri. Uno importante di cui parlare anche in questa lezione è la grande crisi del Messiniano. Il Messiniano è l'ultimo dei 6 piani in cui è diviso il Miocene e va da 7,2 a 5,3 milioni di anni fa. Perché è così importante questo periodo? Perché è un periodo in cui il Mediterraneo si è prosciugato. Il Mediterraneo è un mare dove l'evaporazione supera ampiamente l'apporto fluviale, però c'è acqua perché è collegato con l'Atlantico e quindi c'è questo scambio di acqua con l'Atlantico, oggi anche col canale di Suez, col Mar Rosso. Però non è sempre stato così. C'è stato un tempo in cui il Mediterraneo fu isolato. Infatti oggi abbiamo questa situazione in cui dallo Stretto di Gibilterra, in condizioni naturali, entra acqua meno salata che, essendo appunto meno densa, rimane in superficie, mentre al di sotto della superficie l'acqua fredda e salata si riversa fin nel cuore dell'Oceano Atlantico, e quindi c'è questo scambio che da un lato permette al Mediterraneo di mantenersi come mare nonostante l'apporto dei fiumi sia molto minore dell'evaporazione, dall'altro comunque mantiene un ecosistema collegato anche con l'Oceano Atlantico, e quindi c'è anche uno scambio di fauna e flora che però ovviamente poi si sono caratterizzati ed evoluti nel Mediterraneo. Però in passato abbiamo avuto casi in cui il Mediterraneo si è isolato, la tettonica a placche ci dava un Stretto di Gibilterra magari più ampio ma molto meno profondo, e questo più volte ha separato il Mediterraneo, ovvero l'Atlantico non riusciva ad alimentare il mare interno, ed è successo 6 milioni di anni fa. Per motivi tettonici lo Stretto di Gibilterra è rimasto chiuso per almeno 700.000 anni, permettendo al Mediterraneo di prosciugarsi e trasformarsi in una vasta regione depressa come la troviamo oggi nella Valle della Morte o attorno al Mar Caspio. Questo evento è stato chiamato la Grande Crisi del Messiniano. Infatti oggi, a memoria di questo grande evento, troviamo sui fondali marini e sulle isole del Mediterraneo grandi depositi di vaporiti che sono sale e gesso, perché quando evapora un mare i sali disciotti nell'acqua rimangono sul fondale come depositi vaporitici appunto. La chiusura temporanea dello Stretto di Gibilterra è stata causata da un aumento temporaneo dei ghiacciai che ha abbassato il livello del mare. Quindi in questo momento geologico, quando c'è un'era glaciale, il Mediterraneo non si prosciuga, perché comunque anche se il mare si abbassa di 150 metri, lo Stretto di Gibilterra è abbastanza profondo da mantenere in comunicazione l'Oceano Atlantico con i nostri mari. Però in un momento tettonico in cui lo Stretto di Gibilterra era più largo ma meno profondo, durante le ere glaciali regolarmente il Mediterraneo si ritrovava ad essere senza acqua. Questo perché, nonostante fossimo in un'era glaciale, comunque le precipitazioni diminuivano, i fiumi portavano meno acqua e l'evaporazione, anche se di meno, era comunque presente. E questo era l'aspetto che doveva avere il Mediterraneo a quell'epoca. Durante il Messiniano, al posto del Mediterraneo, c'era un'arida depressione con alcune zone asciutte anche a 3.000 metri sotto il livello del mare. Quindi anche nei periodi glaciali, quando il mondo era più freddo di oggi, in queste zone le temperature erano comunque alte, perché la pressione era più alta, creavano un microclima con un effetto serra molto amplificato. Il Messiniano è un piano del Miocene superiore che va dai 7,2 ai 5,3 milioni di anni fa, e negli anni 70 del XX secolo la nave oceanografica statunitense Glomar Challenger scoprì depositi evaporitici nel suo programma di perforazioni marine profonde, e fu proprio questa la sorpresa. I depositi evaporitici sembravano essersi formati vicino alla superficie dell'acqua, però si trovavano a grandi profondità nel mare. Questo significava che all'epoca la superficie dell'acqua era molto più bassa di come lo fosse oggi. Quindi ci sono prove sedimentarie che il mare si era abbassato anche di 1.500-2.000 metri. Ovviamente parliamo solamente del Mediterraneo, perché per abbassare il livello del mare di tutto il mondo di 1.500 metri ci sarebbe dovuta essere una glaciazione molto più sconvolgente, e quindi ovviamente questo abbassamento è dovuto più che altro all'evaporazione del mare, non più rifocillato da un apporto atlantico. Oggi troviamo depositi di sale dalla Sicilia all'Appennino bolognese romagnolo, ma anche in tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Spagna al Medio Oriente. A un certo punto questa crisi doveva finire. Durante le varie fluttuazioni climatiche, le variazioni del livello del mare permetteva all'Atlantico di entrare periodicamente nel Mediterraneo, quindi più volte il Mediterraneo si è riempito e si è rievaporato, però ha smesso di evaporare in modo definitivo 5,3 milioni di anni fa, quindi alla fine del Messiniano. Questo perché a un certo punto la tettonica a placche ha permesso allo Stretto di Gibilterra di essere abbastanza profondo da assicurare uno scambio di acque anche nei momenti di massimi glaciali in cui il livello del mare si abbassa di moltissimi metri. Come avviene questo riempimento? Si immagina questa gigantesca cascata che può aver impiegato anche un anno per colmare tutto il Mediterraneo, quindi si immagina questa gigantesca cascata alle Cataratte di Gibilterra che per un anno ha spumeggiato drenando acqua dall'Atlantico verso il Mediterraneo. Sembra una cosa molto fantascientifica, però in realtà è un avvenimento che è avvenuto recentemente anche in un'altra parte del mondo. Infatti esiste un altro mare che è rimasto chiuso e isolato fino alla fine dell'ultima era glaciale, che è il Mar Nero. Durante l'ultima era glaciale il livello del mare era più basso di 150 metri e il Mar Nero era separato dal Mediterraneo. Con l'aumento del livello del mare il Mediterraneo ha trovato modo di riversarsi nel Mar Nero, sollevando il livello del Mar Nero di oltre 150 metri, e quello che il mondo ha visto alla fine del Messiniano con questa gigantesca cascata alle Cataratte di Gibilterra, la preistoria umana l'ha vista nel Bosforo, che è quel tratto di mare che oggi collega il mare Egeo con il Mar Nero. Lo sappiamo anche questo perché oggi, se si va in fondo al Mar Nero, ci sono a 150 metri di profondità, lì dove c'era l'antica costa di quel mare, i resti di palafitte di insediamenti umani. Quindi già all'epoca, quando il Mar Nero era un lago separato dal mare con un livello di 150 metri più basso, ci sono stati insediamenti umani che lo hanno abitato e oggi questi insediamenti umani sono ben conservati perché il Mar Nero è un mare in cui le acque non si mescolano, dovuto al fatto che c'è una grande differenza di temperatura e salinità tra la parte superficiale e la parte profonda, e questa stagnazione dell'acqua impedisce all'ossigeno di arrivare in profondità. Questi resti di palafitte e molti altri artefatti di legno del passato sono ben conservati perché in profondità manca l'ossigeno e mancano batteri che possano metabolizzare l'ossigeno. Quindi tutti gli artefatti di legno e organici si sono conservati benissimo. Qui vediamo uno schema che mostra la stratificazione dell'acqua nel Mar Nero e come in profondità non arrivi l'ossigeno. In questo mare c'è una forte stratificazione tra le acque dolci meno dense che arrivano dai fiumi europei e quelle salate e dense che invece entrano dal Bosforo sprofondando nelle zone più profonde del Mar Nero senza che ci siano scambi con la superficie. Dai 100 ai 130 metri in giù non abbiamo ossigeno e infatti il fondale del Mar Nero è molto simile ai fondali anossici dell'Archeano con batteri che metabolizzano zolfo e producono acido solfidrico e anidride carbonica con materiali di scarto, ma tutte le navi che sono affondate e tutti gli artefatti di legno come le antiche palafitte preistoriche sono ben conservate e tracciano l'antica linea di costa a 150 metri di profondità. C'è da dire ancora una cosa, quando il Mediterraneo era prosciugato c'era un grande dislivello tra la cima delle montagne delle Alpi e il fondale marino, quindi i fiumi hanno potuto scavare profondi canyon perché avevano questo grande dislivello da colmare. Oggi questi antichi canyon sono la sede dei laghi prealpini, come il lago di Como, il lago di Liseo, il lago Maggiore e il lago di Garda. E questi laghi sono la testimonianza di un abbassamento del mare molto intenso, perché per scavare canyon così profondi i fiumi dovevano colmare un dislivello veramente molto grande, molto più grande di oggi. Le ere glaciali degli ultimi 3 milioni di anni hanno cancellato molte tracce e rimodellato il paesaggio e addolcito i rilievi che vediamo oggi, ma comunque ci sono ancora tantissime prove del prosciugamento del Mediterraneo. Siamo arrivati alla fine di questa lezione. Con il Pleistocene la Terra vive le ere glaciali intermittenti fino all'Olocene e poi durante l'Olocene l'umanità sviluppa le sue civiltà. Oggi siamo nell'Antropocene, ovvero un'epoca geologica in cui le attività umane condizionano erosione, estinzioni e clima. Quindi abbiamo creato una nostra era geologica. Dedicherò un'intera lezione all'Antropocene. Però ecco che alla fine del Miocene e quindi del Messiniano comincia il Quaternario, in particolare Pliocene e Pleistocene, che sono le epoche delle ere glaciali intermittenti, a cui dedicherò completamente la lezione successiva. Queste sono le epoche geologiche. Abbiamo che la parte finale del Cenozoico, chiamata Quaternario, è costituita da Pleistocene e Eocene. Quindi nel Pleistocene abbiamo le ere glaciali intermittenti, perché l'abbassamento della concentrazione di gas serra che è avvenuta durante tutto il Cenozoico ha permesso finalmente alle variazioni dei parametri orbitali di avere un peso importante sul sistema climatico terrestre. Finché l'effetto serra era molto intenso, variazioni dell'orbita terrestre e dell'inclinazione dei due emisferi non avevano un'incidenza così forte sui cicli climatici. Ora che l'effetto serra è molto più debole, variazioni anche deboli di irraggiamento nei due emisferi dovute alle alterazioni cicliche orbitali cominciano a farsi sentire in modo pesante sul clima terrestre, e quindi cominciano le ere glaciali intermittenti, dapprima con un periodo di 41.000 anni, poi con un periodo di 100.000 anni. E proprio questo sarà l'argomento della prossima lezione, le ere glaciali intermittenti. Potete trovare questa lezione e tutto il corso di climatologia sul mio canale YouTube e sulle pagine social Prof. Antonio Lo Iacono. Grazie.